Allora, l'esperimento è molto semplice. Io adesso consegnerò la moneta in mano a uno di questi bambini. Mi giro, ogni volta che batto le mani si passa la moneta. Quando avrà finito dovrei indovinare chi di loro ha la moneta ed eliminare tutti quanti gli altri. Ok? Per cui mettetevi in fila bene, per favore. Però allora la moneta chi ce l'ha all'esterno? Quindi tu ti chiami? Quindi Carlo e Sofia. Se le monete ce l'hanno Carlo e Sofia, potete passarla solo a chi è vicino a voi, ok? Invece gli altri possono passarla da una parte o dall'altra. Chiaro? Allora, la moneta la diamo a te. Adesso, ascolta bene, io mi giro, ogni volta che batto le mani, passi la moneta, ok? Caduto? Sì. Vado? Fatto? Allora, adesso chiedo a chi ha in mano la moneta di chiudere il pugno in modo tale che non si veda nulla e tutti gli altri chiudere anche loro la mano e metterla davanti a sé in questo modo. Una sola mano, la mano destra. Se la moneta ce l'avete nella mano sinistra, portatela in quella destra senza problemi. Fatto? Fatto? Sì? Ok, posso girare allora? Ok. Allora, adesso io passerò sopra le mani di ogni ragazzo. No, solo la mano destra. E ti farò la domanda. È quella la moneta? E tu mi dirai sempre di sì. Ok? Hai qui la moneta? 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 Ok. Allora. Apri la mano? Ok, grazie. Apri la mano? Ok. Apri la mano? Moneta? No. Sua. Grazie. Quindi ho eliminato chi non aveva la moneta e ho trovato chi aveva la moneta in mano.